Informatica ed elettronica, con il termine digitale ci si riferisce a tutto ciò che viene rappresentato tramite i numeri e che opera tramite i numeri presi da un determinato e circoscritto insieme di valori finiti. Ciò che è digitale, e cioè che è rappresentabile in ambito informatico con un insieme di numeri presi da un insieme finito di valori, è contrapposto ad analogico, che invece è rappresentato da valori non definiti e non finiti. È ovviamente possibile convertire un segnale analogico, valore infiniti, ad un segnale digitale, valori finiti, e questo processo si chiama digitalizzazione. Quindi un oggetto viene digitalizzato, cioè reso digitale, se il suo stato originario, analogico, viene tradotto e rappresentato mediante un insieme numerabile di elementi. Parlando dei pixel, possiamo dire che le immagini digitali quindi sono composte da milioni di piccole aree. Ogni singola area viene chiamato pixel e rappresenta in maniera digitale un valore di colore. Un pixel può essere completamente bianco, completamente nero, può assumere un valore qualsiasi fra bianco e nero, oppure un valore qualsiasi di colore con i rispettivi valori intermedi fra rosso, verde e blu. Un pixel è un concetto informatico ed è rappresentazione software di un dato digitale. Un pixel non può rappresentare una sfumatura di colore, ma una sfumatura di colore è rappresentata da n pixel. Se paragoniamo un pixel alla tessera di un mosaico, è facile quindi comprendere come tanti punti colorati possono formare l'immagine, e più numerosi e densi sono i pixel, più alta sarà la qualità dell'immagine digitale.